Buongiorno a tutti e benvenuti alla lotta del destino odierna. Ovviamente io prenderò Black Manta. D'altro io ho cambiato anche colorino. E oggi la lotta del destino sponsorizzata, se dico un'altra volta sponsorizzata, mi spacco la faccia da solo, da Silvia Stimamiglio, che mi aveva detto già un po' di tempo fa di farla contro... Ho letto giusto. Lo spaventa passeri, scusate, che io ho aggiunto un paio di cose per rendere cose più tutto più sexy. E il tutto mi sembra più che giusto farlo nella palude del massacro. Ti ho usato solo per la tua tossina, Crane. I criminali non conoscono dolore. Mai lasciare questione in sospeso. Avvio. Hai capito, caro spaventapasseri? Che ti faccio anche... Sì, però, allora, ho già incontrato chi cazzo era quello là che rompeva molto... E volevo farlo io. Ma... Oh! Spaventa passeri, becca un po' questo mio arpinione mega potente, orca miseria. Oh, perché sei diventato tutto duro, Black Manta? Perché non mi riesce più a fare le cose? E mi ha distrutto. Mi ha distrutto totalmente questo uomo qua. Che poi, oddio, chiamare uomo spaventa passeri gliene vuole tantissime, E mi dispiace, caro spaventa passeri, questo becchi tutto, anche se mi ha fatto un pochino di danno. Come avete visto, mi ha dato una botta con il gas. Perché ovviamente lui per fare il gas, adesso vi spiego io come fa a fare il gas, lui si mette da solo in stanza e scorreggia dentro a dei vasetti. Una volta scorreggiato dentro a tot vasetti, riesce a fare un barile. Dentro finito un barile, nulla mi impedirà di ottenere vendetta. Fa una cacchio da camion cisterna e poi va avanti e fa diventare le persone pazze, ovviamente, perché lui si imbeve di tutto sto porco demonio. Dio, che cacchio t'ho volato. Tanto spaventa passi non l'ho manco mai usato, cioè proprio se l'ho ancora a livello 1, come potete vedere là in alto. Marca miseria, te ne faccio male un'altra volta, bastardo. Vittoria dello spaventa passeri. Quanto sei grande, aiuto, riprovo. Mi piace uccidere mostri. È più divertente vederli soccombere. Lo scontro si fa decisamente interessante. Avvio. Sì, però stia calmo che... vabbè, sto qua che spamma. Chi cazzo sei, parente di Zangief? Sei anche tu russo, quindi fai volteggiare le cose spammando? Orco demonio. De Cristo. Già ha fatto, come avete visto ieri, la cacata con i match classificati, che ha messo quella... tipologia di set che ne devi vincere 3, probabilmente se capiti in una partita contro una belva. Un ge puoi fare più di tanto, no? E quindi lasci perdere. Porca mignottezza. Becca questo spaventapasseri e che cacchio. Almeno si spera. Sì, t'ho preso con l'ultimo colpo. Accide tu nonno. Brutto schifoso desh. Scandalo d'omo. Orca miseria, che tra l'altro a fine questo video farò anche un annuncio. C'è un annuncio, vi dirò un attimino il che cosa succederà settimana prossima, perché giustamente devono succedere le robe. Fammi almeno l'ultra così almeno la vediamo, che non l'ho mai vista, cioè non l'ho mica mai usato io sto rombugazzo de spaventa passeri. Tacci tua, ti faccio un pochino di male con i miei e niente. Fine. Vittoria dello spaventa passeri. Kamadoska m'ha distrutto. La settimana prossima ci sarà la settimana di Vixen, ovvero il costume alternativo di Cheetah, che andrò ad acquistare adesso, che mi aveva chiesto The Dark Sky 3. Scusa se l'ho fatto questa settimana, ma c'era l'impellenza di fare la partita con Black Manta. Spero che l'episodio di odierno vi sia piaciuto. Ci vediamo domani col destino incrociato, che tra l'altro abbiamo già visto a inizio settimana.